Ai microfoni di Nero Verde Channel, Achille Mazzolini, tecnico della Castellanzese. Mister, per i suoi ragazzi è arrivato un punto oggi che frena un po' quel percorso un po' tortuoso che era arrivato nelle ultime tre partite, dove erano arrivate tre sconfitte. Cosa ne pensa della prestazione di oggi? Io credo che era importante fare punti, sarebbe stato meglio farne tre, però intanto abbiamo fermato quello che tu hai detto prima, stavi descrivendo bene un po' l'emorragia, nel senso che tre sconfitte di fila erano pesanti e al 94esimo quasi abbiamo rischiato anche oggi di buttare via anche questo punto, invece credo che ce lo siamo anche meritati e alla fine è giusto così, quindi ripartiamo da questo punto e non dico che ci dobbiamo accontentare, ma credo che alla fine quello che il campo ha decretato è questo e dobbiamo essere soddisfatti di quello che di buono abbiamo fatto. Dobbiamo lavorare, ma lo sapevamo, e a me è piaciuta molto la prima mezz'ora, 35 minuti, adesso non avevo il cronometro così a portata di mano, ma credo che siamo partiti sicuramente meglio e siamo passati in vantaggio anche meritatamente. E dobbiamo cercare di portare a più a lungo possibile questi ritmi e tenere questa aggressività per più a lungo possibile e per tutta la durata dei 90 minuti, magari non è impossibile, ma il più a lungo possibile, quello sì. Quindi ripeto, ripartiamo da questo punto. Un po' di turnover rispetto alla gara con il Legnano, un po' di cambi, credo più tecnici che altro, e tattici più che altro. Sì, di sicuro. Qualcuno anche. Anche forzato, esatto. Nel senso che sostituire Paolo Pisan, che stava giocando ormai credo quasi sempre, quest'anno probabilmente titolare, per il fatto della regola 2003, credo che Todai all'esordio dall'inizio ha fatto una buonissima partita, poi potevamo anche immaginare che non aveva i 90 minuti nelle gambe, un po' la tensione, un po' la prima partita vera in Serie D e ecco, aveva assaporato 5 minuti domenica Legnano, quindi l'esordio forse l'ho messo anche un po' per quello, perché alla fine sapevo che Paolo probabilmente adesso abbiamo la certezza che lo perdiamo per qualche mese. E ha un lungo stop, è un brutto infortunio, però sapevo che se non era poi così grave, comunque un mese e mezzo, due per una distorsione al ginocchio, non lo abbiamo. Adesso gli auguriamo comunque a lui una pronta guarigione, di rientrare più presto, e il turnover non era un turnover, ma era soltanto con la squalifica di De Rosa e Paolo Pisan, ecco, ad esempio in settimana avevo difficoltà a riproporre una difesa a 3, quindi anche a 5 senza esterni, quindi ho optato per una difesa a 4 e devo essere sincero, senza aver lavorato poi tantissimo si sono comportati veramente bene. Lascio la parola ad Alessio Salerio, collega della Prealpina. Mister, le chiedo, proseguendo questo discorso della difesa 4, mi sposto in attacco. Abbiamo visto tante versioni del tridente davanti, prima con appunto Dervisci e Todai, poi abbiamo visto Mandelli, poi un tridente puro con tre attaccanti di ruolo. Quale ti è piaciuto di più e se secondo te l'esperimento ha funzionato? Beh, a me sinceramente chi è partito, quindi Dervisci, Ibe e Todai, nel primo tempo soprattutto mi sono piaciuti, poi sapevamo che due dei tre giocatori, quindi Todai, Dervisci, Mario, probabilmente almeno con me era la prima volta che partivano titolari, non hanno giocato molto fino ad ora, è sempre un po' così, insomma, chi ha la decima giornata e ha sempre giocato ha un rodaggio un po' diverso. A me sono piaciuti tutti, mi aspettavo qualcosina in più, ma non voglio dare colpe né a Gabriele Folla né a Riccardo Cocuzza, mi aspettavo qualcosina in più negli ultimi 20 minuti, quarto d'ora con i due attaccanti freschi, lo stesso Mandelli, però la partita era equilibrata e credo che era un po' sul filo del rasoio, potevamo vincerla, potevamo perderla all'ultimo secondo, però credo che abbiamo messo le nostre armi e so che posso contare su tutti e cinque i giocatori, quindi meglio, abbiamo qualche freccia in più nell'arco da poter scagliare.
A proposito di Cocuzza, solo una battuta finale, insomma, ordinario turnover, immagino nulla di particolare dietro la scelta di partire dalla panchina, e ti chiedo cosa gli hai detto, perché abbiamo visto un colloquio abbastanza vivace prima che sì, no, vivace no, ho cercato di spronarlo, ma anche se non c'era bisogno, perché lui deve essere pronto a giocare 90, 95, 5 minuti, un quarto d'ora, 20 come oggi, 15 più 4 di recupero, quindi 20 minuti circa. Ho cercato di caricarlo un po' a mio modo, forse anche esageratamente, speriamo non si sia spaventato per quello. Però tornando anche a Cocuzza, credo che qua nessuno ha il posto garantito. Non era un turnover, non era una penitenza, era una semplice constatazione delle ultime partite, dell'ultima settimana di lavoro, quindi da martedì arrivare a ieri mattina, e credo che alla fine Dervisci abbia fatto la sua ottima partita, che era il sostituto praticamente di Cocuzza, quindi quello che dicevo prima, Riccardo Cocuzza deve stare tranquillo, lavorare, portare il suo apporto e dimostrare tutto il suo valore, che è indiscusso. A volte si fanno queste cose anche per cercare di dare un po' una scossa, ecco, forse l'intento era proprio quello. E poi sta solo a lui adesso da martedì far vedere l'attaccamento e la voglia di tornare a fare quello che ha sempre fatto, quindi giocare e fare gol. Prego. Grazie mille ad Achille Mazzoleni, in bocca al lupo per la prossima. Grazie Crepini.